un argomento che sta nel mio cuore, che desidero trattare, non sarà molto lungo, 3-4 ore. Dal capitolo 6 della lettera agli Efesini, dal versetto 10 in poi, la Bibbia parla di quella che noi comunemente conosciamo, l'armatura di Dio, l'armatura che Dio ha dato al credente. Però questa mattina non voglio parlarvi dell'armatura, voglio parlarvi di un altro argomento. Leggiamo dal versetto 10, scritto: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età e contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare dritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Andiamo a pregare un attimo. Padre, grazie con tutto il cuore per la tua parola che è sempre meravigliosa. La tua parola è vivente, è efficace, la tua parola arriva dritto ai nostri cuori. Noi vogliamo ringraziarti per quella tua parola questa mattina porterà trasformazione, cambiamento e grande consolazione nel cuore della tua Chiesa. Noi ti diamo tutta la lode, tutta la gloria. Ti chiedo di ungere le mie labbra, la mia vita per poter rilasciare la tua parola e ungi i nostri cuori per poterla ricevere con mansuetudine e umiltà, Signore. Signore, apriamo e spalanchiamo il nostro cuore e diamo il benvenuto alla tua parola nella nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Vorrei parlarvi questa mattina di un argomento che riguarda non semplicemente l'armatura del credente o il combattimento spirituale in genere, ma se abbiamo un'armatura da metterci e da indossare, e se abbiamo un combattimento contro, non contro i nostri fratelli, contro le nostre sorelle, contro le persone, anche se a volte ci viene più facile combattere contro le persone, no? Ma perché in un modo o in un altro ti misuri con le persone, ma sapendo che siamo in combattimento, che siamo in una battaglia, che abbiamo un'armatura da mettere, che abbiamo un combattimento spirituale da fare, e perché di tanto in tanto abbiamo qualche problema? Di tanto in tanto. C'è qualcuno che ha problemi qua? C'è qualcuno che di tanto in tanto ancora pecca qua? Così pochi? Questa è la chiesa di Santi. Alleluia. Come la calcolatrice. C'è il giusto cade 7 volte. Quanto deve rimanere? Vorrei parlarvi del giorno malvagio, come descritto al versetto 13, perché è vero che noi siamo in una battaglia, che siamo in un combattimento, ma ci sono momenti della nostra vita dove non stiamo semplicemente facendo un combattimento, ma dove sembra che l'intero inferno si è scagliato contro di noi. Vi è mai capitato un giorno così? Cioè, a volte non è un giorno, a volte è un periodo, a volte non è un giorno, è una settimana, a volte è un anno, e per me che per un signore un giorno è come mille anni, però questo giorno malvagio a volte che si scatena contro la nostra vita, la Bibbia dice che in quel momento, in maniera particolare, Paolo dice dobbiamo indossare l'armatura del credente. Paolo descrive l'armatura, dice dobbiamo indossare la cintura, essendo cinti della cintura della verità,
avendo indossato la corazza della giustizia, dice, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, dice, prendendo soprattutto lo scudo della fede con il quale possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, avendo l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ma se siamo onesti questa mattina, spero che lo siamo tutti questa mattina, io il primo, dobbiamo dire con tanta sincerità e con tanta onestà che in alcuni momenti, in alcuni giorni malvagi, tu hai tutta voglia tranne che indossare l'armatura del credente. Di tutto hai voglia tranne che di pregare. Di tutto hai voglia tranne che di leggere la parola di Dio. Quando arriva il giorno malvagio, e se la Bibbia lo chiama il giorno malvagio, vuol dire che è molto malvagio. Addirittura Paolo parla delle insidie del diavolo. Paolo parla addirittura di macchinazioni di Satana. Dice, noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Satana, quando viene per cercare di abbattere la tua vita, non viene vestito di rosso con le corna, il forchettone e la coda, facendoti va. Ma lui viene con delle insidie. Insidie significa qualcosa di sottile, qualcosa che tu non ti aspetti, perché lui è un vigliacco, e lo possiamo dire con assoluta certezza. Lui è un vigliacco e lui cerca, così come hanno fatto, che erano gli amalechiti, attaccano alle spalle nel momento in cui sei debole, nel momento in cui hai una porta aperta, nel momento in cui tu sei scoperto, nel momento in cui non hai alcuna forza per reagire, lui ti attacca alle spalle, ti attacca nel momento della debolezza con le sue insidie, e quel momento di insidia può diventare per te o per me un giorno malvagio. E nel giorno malvagio, proprio perché sei debole e proprio perché non hai assolutamente nessuna copertura in quel momento, sei preso di sorpresa, addirittura ci sono momenti in cui tutto vorresti fare tranne che essere cristiano. Hai mai chiesto a Dio un paio di ore di licenza? Io sì, tanto e tanto glielo chiedo. Dammi una licenza, ammazzo, vado, lo ammazzo e torno. Tanto poi mi pento. Qual è il problema? Quando arriva il giorno malvagio, tu non hai voglia di rivestirti. Quando arriva il giorno malvagio, tu sei debole, non vuoi metterti la corazza. Non vuoi avere la spada dello Spirito per combattere. Tu vuoi soltanto una bandiera bianca per sventolare. E quando arriva il giorno malvagio, una delle cose che noi dovremmo comprendere bene come corpo di Cristo, come famiglia del Signore, è che quando arriva il giorno malvagio, il mio fratello ha bisogno di me. Allora probabilmente io avrò bisogno di qualcuno che mi aiuta a indossare la corazza. Io avrò bisogno in quel momento di qualcuno che mi prende il piede e mi calza i calzari della prontezza dell'Evangelo della pace. Avrò bisogno di qualcuno che viene da me e mi pettina, mi mette l'elmo della salvezza. Avrò bisogno di qualcuno che mi prende addirittura il braccio nel momento della mia debolezza e mi infila quello scudo nel mio avambraccio. Avrò bisogno di qualcuno che mi tiene in piedi, di qualcuno che mi cinge con la cintura della verità. Avrò bisogno probabilmente di qualcuno nel momento della debolezza che mette la spada nelle mie mani, e nel momento della debolezza tu non hai neanche la forza di tenerla, e avrai bisogno di qualcuno che ti lega la spada alla tua mano. Del giorno malvagio arriva qualcosa che tu non ti aspettavi. Nel giorno malvagio tu scopri tutta la tua debolezza. Nel giorno malvagio tu scopri tutta la tua limitatezza. Nel giorno malvagio tu scopri tutta la tua bruttezza. Vi è mai capitato, nel momenti molto difficili e particolari della vostra vita,
di sperimentare cose di voi stessi che neanche conoscevate. E voglio leggere qualcosa che ha colpito tantissimo il mio cuore in questi giorni, dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 34, dove Dio stesso parla. Capitolo 34 è una munizione, un ammonimento che Dio fa ai pastori di Israele. Nel nostro caso chiaramente non sono pastori semplicemente a livello ministeriale, ma tutti coloro che sono magari in una posizione di autorità, o quantomeno che hanno una coscienza di chi sono nella loro posizione. Ma non riguarda soltanto persone in autorità, riguarda ogni persona. Infatti lo leggeremo, che Dio addirittura giudica tra la pecora grassa e la pecora magra. Quindi non è soltanto un giudizio contro i pastori di Israele, no, ma con tutti coloro che si erano inorgogliti e avevano già dato per scontata la loro posizione. E dice così al versetto 11, Ezechiele 34, versetto 11. Guardate queste parole, Dio che parla, Dio stesso che parla, dice così: poiché così dice il Signore l'Eterno, ecco, io stesso avrò cura delle mie pecore e ne andrò in cerca, come un pastore che va in cerca del suo gregge il giorno in cui si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Dio parla di un giorno di nuvole e di dense tenebre. È un sinonimo del giorno malvagio di cui parla l'Apostolo Paolo, secondo me. Ma qua Dio stesso spiega qualcosa di molto importante. Dice: nel giorno malvagio, nel giorno delle nuvole e nel giorno di dense tenebre, il mio gregge si è disperso. E dice una cosa interessante, dice: io stesso andrò in cerca delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Questo mi dice qualcosa di molto interessante. Mi fa comprendere che nel giorno malvagio, nel giorno delle nuvole e di dense tenebre, nel giorno in cui tu non capisci più quello che sta succedendo nella tua vita, dove tutto arriva in un momento, dove tutto accade in un istante, dove tutto cambia, dove la tua vita era tranquilla, serena, con le tue abitudini, con i tuoi comfort, con le tue sicurezze, tutto cambia all'improvviso. Parleremo fra un poco di Giove. E in un giorno malvagio, in un giorno di nuvole, in un giorno di dense tenebre, il gregge del Signore, le pecore del Signore vengono disperse e vengono attirate o dispersi in alcuni luoghi dove non dovrebbero stare. Ma Dio dice: sono sempre le mie pecore. Vedete, quelli che noi siamo così abilmente capaci di marchiare con il timbro di sviati. Vi è mai capitato di dare un giudizio su una persona che lascia la comunità, che lascia l'ovile? Parlerò di ovile, parlerò dei pascoli e parlerò dei luoghi. Sono tre cose distinte e separate. Avete mai lanciato un giudizio contro una persona che lascia l'ovile perché in un momento di grande difficoltà, secondo i nostri parametri, si è sviato ed è caduto nel peccato, e noi abbiamo detto: vabbè, ma vuol dire che non ha capito niente, vuol dire che alla fine non ha fatto una vera esperienza, vuol dire che non è nato di nuovo, vuol dire che in realtà ancora non ha fatto, non ha messo radici. Mi è mai capitato di dare questo giudizio a me? Sì, tante volte. Ho dovuto chiedere perdono a Dio tante volte, perché mi sono reso conto che alla fine Dio non tratta con noi sulla base delle nostre azioni,
ma sempre sulla base del nostro cuore. Quanti sono grati a Dio per questo? Quanti possono dire: Dio conosce il mio cuore? Certo, a volte lo prendiamo anche come una scusa, eh? Tanto il Signore mi perdona, tanto il Signore conosce il cuore. Sì, è vero, questa chiaramente non è una scusa per fare quello che si vuole, ma Dio dice una cosa molto importante, dice: io ho un gregge che non è nei miei limiti. Posso azzardare a dire una cosa: che ci sono molte più pecore fuori dai nostri ovili che dentro i nostri ovili, che c'è un gregge probabilmente molto più numeroso fuori dai nostri ovili, di cui probabilmente è Dio stesso che si sta prendendo tutto, e i quali noi probabilmente abbiamo detto: no, vabbè, se vuole sa qual è la strada. L'abbiamo detto così? Tante volte l'abbiamo detto: conosce la strada, se vuole venire lui sa. Ma vedete, in un giorno di nuvole, di dense tenebre, non si conosce più la strada. Dio stesso dice: le mie pecore sono state disperse, e non perché mancasse la strada, ma era il giorno malvagio. E dice Dio: io andrò in cerca delle mie pecore e le andrò a strappare da quei luoghi. Sono luoghi dove siamo entrati, dove siamo arrivati in un momento in cui non abbiamo più capito qual era la retta di Dio. Ma questo non ha cambiato ciò che eravamo. Amen. Guardate cosa dice Gesù in Giovanni al capitolo 10. Quando lui parla di se stesso definendosi il buon pastore, lui fa una dichiarazione addirittura che per gli ebrei, molte dichiarazioni che Gesù ha fatto per gli ebrei erano blasfeme, molte dichiarazioni che Gesù stesso ha fatto per gli ebrei erano come bestemmie. Lo sappiamo, per questo è stato portato alla croce, tradito dai suoi connazionali. Ma Gesù al capitolo 10 ha detto una cosa molto bella. Guardate cosa dice al versetto 14: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre, depongo la mia vita per le pecore. Guardate il versetto 16: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Ma mai dice che ci sarà un solo ovile. Ops. Ci sarà un solo gregge e un solo pastore, non un solo ovile. Perché gli ovili sono costruzioni umane. Ma Dio non ha bisogno degli ovili per conoscere le sue pecore. Cosa stiamo dicendo? Che è sbagliato avere gli ovili? No! Anzi, è bello stare stamattina qui, sì o no? Godiamo della comunione fraterna, stiamo insieme, ci conosciamo, ci abbracciamo, se ci facciamo antipatia ci perdoniamo, dichiariamo la benedizione al Signore, se è successo qualcosa è bello perché c'è un momento di riconciliazione. Gli ovili sono belli, sono straordinari, sono necessari e sono fondamentali per la crescita della Chiesa. Il problema è quando noi pensiamo che gli ovili sono l'unica idea che Dio ha. Perché nell'idea di Dio e nella mente di Dio esiste il gregge. Perché lui è più interessato alle pecore che al legname dell'ovile. A volte noi siamo più interessati alla struttura, siamo più interessati al parere degli altri che alle persone stesse. Ricordo la storia di un amico mio con il quale mi sono battezzato, fratello, e anni fa, all'inizio degli anni 80, questo ragazzo si sviò, era un ragazzo infuocato, era pieno del Signore, era una bomba per Dio, una dinamite straordinaria. E ricordo che quando lui cominciò ad allontanarsi, cominciavamo a sentirci un pochettino per telefono, e io sapevo il percorso che stava facendo. Ti ricordo quanto dolore io provavo nel sentir dire ad alcuni: vabbè ormai che
ormai non ritorna più, ormai si è spinto troppo oltre, ormai non c'è più speranza, ormai, e non dimenticherò mai quando Dio mi diceva: prega per lui, perché lui ritornerà molto meglio di prima. Vedete, Dio conosce le sue pecore anche nel giorno malvagio. Nel giorno delle nuvole, delle dense tenebre, quando la pecora non riesce più a trovare la strada, quando neanche il pastore riesce più a vederla fisicamente, perché in un momento particolare può succedere qualunque cosa e la nostra vita può sprofondare o può risalire. Ma una cosa è certa: ciò che fai non cambierà mai ciò che sei. Se tu sei figlio di Dio, se sei nato di nuovo, hai fatto un'esperienza profonda con Lui, qualunque sia il giorno che tu stai passando, voglio dirti questa mattina, nel nome del Signore Gesù, Lui ti conosce per nome, Lui conosce il tuo cuore, Lui sa esattamente quello che tu stai vivendo, quello che tu stai attraversando, e se stai attraversando un momento di un giorno malvagio, un giorno di nuvole, di dense tenebre, Lui sarà con te sempre. Qualunque cosa tu farai, Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. A volte pensiamo di essere caduti in basso, a volte pensiamo di aver fatto qualcosa che ha cambiato il nostro destino. Quanti si sono mai trovati in una circostanza dove sapevano di aver sbagliato, di aver peccato, e hanno pensato: forse Dio ha cambiato idea? C'è qualcuno che l'ha pensato almeno una volta? Ti è mai capitato che ci sia? Noi abbiamo le liste nostre dei nostri giorni. Ma così come è successo, voglio andare verso la conclusione, così come è successo con Giobbe. Quanti riconoscono la storia di Giobbe? Una storia straordinaria. Qualcuno pensa che sia una favoletta così scritta per alimentare l'occhio dei popoli, no? Ma la storia di Giobbe è una storia straordinaria, incredibile. Io voglio leggere insieme a voi un attimo il capitolo 38. I primi versetti del capitolo 38, vedete, Giobbe si ritrovò nel mezzo di una battaglia. Conosciamo la storia: Satana si presentò davanti ai figli di Dio e Dio disse: hai visto tu il mio servo Giobbe? Nessuno è impio e corretto come lui, che tema Dio e fuga il male. E Satana sfidò Dio, disse: togli tu quello che ha, lo vedrai se non ti maledice in faccia. Dio gli diede autorità. Questo ci fa comprendere una cosa: che tutte le cose brutte che succedono nella vita è sempre opera del nostro nemico e mai di Dio. Dio permette certe cose nella nostra vita, ma chi viene per rubare, uccidere e distruggere è il ladro. Amen? Gesù ha detto: il ladro viene per fare questo, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. La prima cosa che fu tolta a Giobbe furono i suoi averi, tutte le sue ricchezze, tutti i suoi beni. La seconda cosa che fu tolta a Giobbe furono i suoi affetti. I suoi figli morirono in un colpo solo. Il giorno malvagio si era scatenato contro Giobbe. In un solo giorno lui divenne povero e privo dei suoi figli. Aveva soltanto sua moglie, e addirittura lo istigava un pochettino. Ma quando poi il diavolo vide che non riusciva neanche con questo, chiese a Dio di poter toccare il suo corpo. Dio gli diede il permesso, dice la Bibbia, che il corpo di Giobbe diventò una piaga, tutta una piaga. E non gli fu tolto soltanto i suoi beni, i suoi effetti, ma anche la sua salute. E se noi leggiamo il primo capitolo della sfogo di Giobbe, il capitolo 3 di Giobbe, noi vediamo l'espressione di un uomo che, se oggi noi dovessimo ascoltare un uomo di Dio che ha avuto tutti i suoi beni, usato in maniera potente, e sentirlo parlare in quel modo, noi potremmo pensare: ma forse non era veramente un uomo di Dio, forse ci aveva preso tutti in giro,
Perché Giobbe comincia a maledire il giorno della sua nascita. Ti è mai capitato? Nel giorno malvagio di desiderare di morire. Ti è mai capitato di avere pensieri di suicidio? Pensieri molto brutti. E anche se tu dici di no, con lo sguardo della testa, io so che almeno una volta è passato al tuo pensiero. Perché succede a tutti. Perché grazie a Dio siamo umani. Se c'è qualche Superman qua, per favore lascia la sala perché non è il posto per te. E arriva il momento, addirittura nel giorno malvagio, dove tu maledici il giorno della tua nascita, maledici il giorno del matrimonio, maledici il giorno che hai incontrato i fratelli. Io ho conosciuto persone che in un momento di grande sofferenza, di separazione nelle comunità, hanno maledetto il giorno in cui sono entrati in quel locale di culto. E quando tu senti cose del genere, ti scuotono un pochettino. Ma io voglio ringraziare Dio che Lui veramente conosce il nostro cuore e che sa che anche nel momento del dolore, della debolezza, dalla nostra bocca possono uscire parole allucinanti e dalla nostra mente possono passare pensieri che non sono mai passati prima. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito così lontano da Dio, così sviato per i pensieri che sono passati dalla mia mente. Dove pensavo fino a ieri cacciavo i demoni, oggi mi sento un po' posseduto, ho bisogno di qualcuno che prega per me. E Giobbe parla. Ma uno dei problemi di Giobbe è gli amici che aveva. Attenzione agli amici che vi fate, ragazzi. Per favore, fate degli amici buoni, quelli sinceri. Meglio pochi, ma buoni. Noi dobbiamo essere fratelli, con i fratelli non puoi decidere, il fratello non lo scegli, il fratello te lo dà il Signore, ma l'amico te lo puoi scegliere. Allora scegliti degli amici che nel momento del bisogno non ti mettono il piede sulla testa e ti aiutano ad affondare nel nome di Gesù in pace, ma scegliti degli amici che nel momento del bisogno ti tirano su. E non probabilmente se sta succedendo questa cosa nella tua vita è perché c'è qualche peccato nascosto, qualche maledizione da rompere. Cosa hai fatto? Confesso. Almeno qui questi tipi di amici benedetemi e passateli ad altri. Giobbe aveva un problema, aveva degli amici che non erano straordinari, ma Giobbe chiaramente nel suo sfogo verso Dio dice delle cose, escono delle cose dalle sue labbra. E Dio parla al cuore di Giobbe. Guardate qua, capitolo 38. Dio parla finalmente. Io sono pienamente convinto che quando dice la Bibbia che Dio rispose a Giobbe, Dio rispose a Giobbe parlando con lui personalmente, senza bisogno di un profeta. L'Eterno rispose a Giobbe in mezzo alla tempesta. C'è qualcuno in mezzo alla tempesta? Giorno malvagio, giorno di nuvole, dense tenebre. Ma ieri sera abbiamo parlato di barca in tempesta, ok? Nel momento del bisogno Dio arriva. Amen. Dio arriva, Dio è la persona che da te, Lui è con te. Ma la cosa bella, sapete qual è, fratelli? Che Lui non solo è con noi, ma Lui è anche per noi. E tu puoi essere con una persona e starci semplicemente perché politicamente è corretto stare con una persona. Tu puoi stare con Lui, ma non essere per Lui. La parola per Lui nel testo greco significa qualcuno che fa il tifo per te. Allora glielo puoi dire alla persona che da te, Dio fa il tifo per te. Io adesso canto un padre accanto a te che ti guarda, cioè sì, è con me, ma è meglio non averlo. Mi è mai capitato di essere con persone, è meglio non averle però accanto. Che stanno accanto a te e ti guardano, vuol dire. Sono con te e ti guardano, stanno guardando tutti i tuoi errori e vedi quello sguardo.
sguardo di giudizio o di grande superiorità. Sono con te, ma non sono per te. Ora Paolo dice, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio non è solo con noi, ma Lui è anche per noi. Cioè, Dio è il nostro primo tifoso. Amen. Lui è il primo che fa il tifo per noi, che vuole che arriviamo sulla linea del traguardo. Alleluia. E dice qua, versetto 1, allora l'Eterno rispose a Giove in mezzo alla tempesta. Chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Ci sarebbe tanto da dire, ma voglio leggere un attimo al capitolo 42, perché Giove ripete queste parole che Dio dice. E dice qua al capitolo 42, versetto 1, allora Giove rispose all'Eterno e disse, e questa vorrei che fosse la dichiarazione di ognuno di noi stamattina, riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Lo puoi ripetere insieme a me? Riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Quello che Dio ha preparato per te, nessuno lo potrà mai cancellare. Quello che Dio ha stabilito per la tua vita, nessuno lo potrà mai annullare, perché il Dio che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Perché i suoi doni e la sua chiamata sono senza pentimento. Dio non si è mai pentito di averti scelto. Lui non si è mai pentito di averti chiamato. E voglio dirti una cosa ancora più forte e più profonda: tu non potrai mai deludere Dio. A volte dicendo, ha commesso quella cosa, il Signore, hai deluso il Signore. Tu non puoi deludere Dio, tu puoi deludere un uomo che non sa quello che tu farai da qui a 5 minuti, ma non puoi deludere colui che conosce ogni cosa di te, il passato, il presente e il tuo futuro. Lui sa quello che tu stai per fare. Tu non puoi deluderlo, perché quando Dio ti ha chiamato e quando Dio ti ha scelto, Lui ha preso te non solo con i tuoi peccati del passato, ma anche con quelli del futuro. Non voglio entrare in un argomento che si chiama predestinazione, perché sarebbe un po' profondo e ci prenderebbe un po' di tempo. Ma voglio dirti una cosa, quando Dio ti ha chiamato, Dio ti ha scelto, quando Dio ha nominato il tuo nome nell'eternità e tu sei arrivato in questo mondo e poi lo hai conosciuto e poi Lui ti ha salvato, ti ha lavato, ti ha riempito con lo Spirito Santo e ha messo i suoi doni dentro di te e ha confermato la sua chiamata alla tua vita, voglio che tu sappia che quando Dio ha fatto questo, Lui non era ignaro di ciò che sarebbe successo. Questo a me dà una grande forza, perché so che nel giorno malvagio, nel giorno delle tenebre, nel giorno di dense tenebre, nel giorno delle nuvole, nel giorno della tempesta, Lui sapeva che io sarei passato attraverso questo momento. E quando alzo i miei occhi e le mie mani a Lui, gridando, piangendo, buttando i pugni, io so che mio Padre è qua con me e per me, pronto a dirmi, io non ti lascio e non ti abbandono. Io sono tuo padre proprio per un momento come questo. Ma Giove ha detto una cosa interessante. Giove ha detto, io riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Io gli avevo detto, chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Nel momento della tempesta, del giorno malvagio, il diavolo cercherà di fare una cosa in maniera particolare.
cercherà di farti perdere di vista il piano di Dio per la tua vita. Vi ricordate quando Paolo prega, dicendo, scrivendo agli Efesini, dice: io prego il Padre, Dio, il Signore, il Padre della gloria, che vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi del vostro intendimento affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Paolo prega per spirito di sapienza e di rivelazione. Ora, nel momento della tempesta, ascoltate, nel momento di tenebre, quando gli occhi sono chiusi, non riesci a vedere, la preghiera più straordinaria che tu puoi fare è: Padre, io ti chiedo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza tua, illumina gli occhi del mio intendimento, perché nel giorno malvagio tu ti sentirai costretto addirittura a fare delle scelte che non avresti mai fatto tu, scelte che vanno contro la tua, addirittura contro la tua coscienza, e ti sentirai come se stessi impazzendo in quel momento. Ma tu hai bisogno di sapienza, ed è molto importante. Voglio aprire un attimo questo argomento molto brevemente. La parola sapienza, dal greco sofia, significa letteralmente, la parola sapienza significa capacità di penetrare, capacità di entrare dentro. La sapienza che Dio ti dà è un'abilità soprannaturale, e questa ti viene data dallo Spirito Santo, è un'abilità per entrare dentro. Entrare dentro cosa? La rivelazione, invece, lo spirito di sapienza è di rivelazione, dal greco apocalipsis, significa letteralmente togliere il velo. È qualcosa, è come un velo che viene tolto. Quindi Dio, nel momento in cui opera nella tua vita e tu glielo chiedi, Dio apre il velo e ti porta dentro. Questa è un'immagine bellissima di ciò che succedeva nell'Antico Testamento per entrare nel luogo santissimo. Il velo veniva rimosso, veniva aperto, e tu entrai. Questa è rivelazione e sapienza. Quando tu entri dentro, cosa succede? Vai là, conoscenza. La parola conoscenza significa letteralmente sperimentare in maniera intima e personale. La parola conoscere veniva usata, come sapete, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, quando un uomo aveva un rapporto con la propria moglie, no? E l'uomo conobbe sua moglie, Isacco conobbe Rebecca, Giuseppe conobbe Maria. La parola conoscere significa letteralmente avere intimità, avere quella profondità, quello stare insieme che è solo per te. Quindi quando Dio ti dà sapienza e rivelazione, Dio apre il suo velo, ti dà la capacità soprannaturale di penetrare affinché tu possa conoscere ciò che ti tiene fermo nel giorno della tempesta, nel giorno del bacio, e conoscere di più la grazia di Dio per la tua vita. Sapendo che Dio non tratta con te per quanto tempo prendi, sapendo che Dio non tratta con te per l'offerta o la decima che dai, sapendo che Dio non tratta con te sulla base di quanto evangelizzi, ma sapendo che Dio, il Padre, tratta con te perché sei suo figlio. Io ho due figli, uno di questi è qua, ed è meraviglioso. Ma di tanto in tanto me le fanno vedere di tutti i colori, a me la suonata di tanto in tanto. Se qualcuno è genitore qui che ha dei figli che stanno andando verso l'adolescenza, capisce, anche magari preadolescenza. E ci sono momenti in cui, quando ci vogliono, non ci vogliono, non si scappa, quando ci vogliono, le devi dare.
Cioè, se tu, come dice la Bibbia, se non usi la verga con tuo figlio non vuole, ok? Quindi quando ci vuole la verga ci vuole. E in quel momento, quando tu usi la verga, il cuore tuo, se sei un genitore, il cuore tuo si spacca in quattro, perché pianti, gridi, tu tutto vorresti tranne che questo a casa tua con i tuoi figli che ami più della tua vita. E capita, porte che si sbattono, grida, e domani vieni in punizione, e non ti vedrai più, e il cellulare non lo userai più, e insomma, conosciamo questa storia. Ma poi, un genitore cosa fa? Quando i figli magari non ti hanno neanche saltato per la buona notte. Perché non solo l'hanno combinata grossa, ma sono pure arrabbiati con te. Va bene, ci sta. Per quella volta, per quella sera, basta che sia una sera soltanto. Ci sta. Ma poi la sera quando vai, sai che dormi. Tutto silenzio, tutto pace. Vai lì, vai davanti al letto. Ti guardi. Sarà un po' di saliva così. Ti guardi. Dici, ma qualunque cosa tu possa fare, qualunque cosa tu possa fare, niente potrà cambiare ciò che tu sei. È vero? Qualunque cosa tu possa fare, niente potrà cambiare ciò che tu sei. Quante pecore disperse ci sono fuori dai nostri vita. E voglio chiudere. Ezechiele 34, concludiamo. La vita di chiesa non è facile. Sapete, noi abbiamo una scuola biblica, si chiama Fire Generation, è una scuola ormai. Saremo al sesto anno quest'anno, è dove per 8 mesi i ragazzi da tutta Italia vengono e stanno nella nostra struttura e vivono lì a tempo pieno per 8 mesi e condividono tutto. E noi diciamo sempre, il primo giorno di scuola, diciamo a questi ragazzi queste parole: io non so se voi riceverete tanto dagli studi, dagli ammaestramenti che noi faremo, perché verranno predicatori, insegnanti dall'Italia, dall'estero, riceverete tanta abbondanza di parola, profezie, benedizioni, avrete l'opportunità di ricevere, avrete l'opportunità di dare, riceverete veramente tanto, vi sentirete dei super predicatori alla fine della scuola, ma la più grande formazione che voi riceverete non sarà quella che riceverete dalla parola, ma dal fatto di vivere insieme tutti quanti, 24 su 24, e se resistete il primo mese, vi garantisco che resisterete tutti gli 8 mesi, ma nel primo mese avrete voglia di uccidere qualcuno. Ve lo garantisco, perché è così. Perché non ci siete abituati, perché non l'avete mai fatto. E stare 24 ore su 24 con una persona che magari ti fa antipatia, o che non conosci, è molto difficile. La vita di chiesa, meno male, è un po' la stessa, perché nel momento in cui si sta tante volte insieme, riunioni, agapi, conferenze, concerti, scuole bibliche, eccetera, eccetera, tu vedi le stesse persone, in un modo o in un altro hanno affinità con qualcuno, meno affinità con un'altra, ma il nostro più grande problema è che siamo subito veloci e lesti a dare giudizi. Allora giudichiamo la persona per come si veste, giudichiamo la persona perché non saluta, giudichiamo la persona perché è un po' scontroso, perché è troppo apprensivo o è molto, una persona molto aperta, molto calorosa. Senza renderci conto che nella nostra vita può succedere qualunque cosa e noi semplicemente, quelle persone stanno semplicemente magari o reagendo a qualcosa che stanno vivendo. Stanno attraversando un momento malvagio della loro vita e magari hanno un atteggiamento sbagliato, anche dentro di voi se non gli hai detto niente e non gli hai fatto niente.
ma il nostro compito è quello di tutelarci e non di scoprirci. L'amore cosa fa? L'amore? E dice qua, capitolo 34, al versetto 15. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice il Signore Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, pascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte, le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore Eterno, ecco io giudicherò tra pecora e pecora, tra montoni e capri. Vi pare piccola cosa il pascolare del buon pasco e poi pestare con i piedi ciò che rimane del vostro pasco, o bere acqua limpida e poi intorbidire con i piedi quel che resta? Così le mie pecore devono mangiare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice loro il Signore Eterno, ecco io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra, poiché voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli fino a disperderle in giro. Io salverò le mie pecore, non diventeranno più una preda e giudicherò fra pecora e pecora. Come noi possiamo spingere a spallate o a cornate un'altra pecora? Con il nostro giudizio noi possiamo spingere e dare cornate alle pecore. Ve l'ho detto prima, l'ho detto senza problemi. Quante volte ho dovuto chiedere perdono a Dio per aver incornato i miei fratelli. Quante volte ho dovuto chiedere perdono a Dio per aver dato, essendomi reso conto dopo di aver dato delle spallate, perché in un modo o in un altro mi sentivo più santo e più giusto di loro. E nel momento malvagio, nel momento di dense tenebre, nel momento di nuvole, nel giorno della tempesta, quando loro hanno fatto delle scelte sbagliate, hanno fatto delle cose non cristiane, hanno attirato il giudizio mio e quello di altro. E quando io mi sono trovato nelle loro situazioni, ho avuto lo stesso giudizio da parte di loro. Perché chi giudica sarà giudicato. Nel giorno malvagio può capitare che succede qualcosa che va fuori dal tuo controllo. Ciò di cui abbiamo bisogno è una famiglia. Ciò di cui abbiamo bisogno è una famiglia. Qualcuno che ci sta accanto, che ci cinge da dentro, che ci aiuta a rivestirci dell'armatura del credente. E se qualcuno non sarà accanto a noi, vi garantisco, Dio stesso ha detto, io sarò il loro pastore. Io stesso andrò in cerca della mia pecora. Non capre? A quale pecora? Chi da capre? Non ti preoccupare. Ne ha capo dolente lo Signore. Sottotitolo che pagina senza. Non ti preoccupare, non ha capito niente. Quella pecora, quella non è pecora, quella capre. Lascia stare. Se vuoi andare, la strada la conosci. Stiamo dando cornate, cornate. Sapete chi ha che ha le corna? Non capite male, non ridete, perché non è una battuta. Sono le pecore un po' più cresciute, quelle che sono un po' più mature. Che cominciano a spuntare qua. Se il maschio è un mondo perché non ha le corna girate, pelle dure, e quando un filo alla testata fa male, ma non possiamo prendere a spallate i nostri fratelli. Va bene?
nel momento è il pace. Vogliamo alzarci in piedi. Nel giorno al pace. Alleluia. Nel giorno al pace. Forse nel giorno malvagio. Nel giorno malvagio scoprirai forse la parte più brutta di te. Ma non temere, Dio già lo conosceva. Questo non significa che dobbiamo andare avanti facendo quello che a noi piace. No. Però possiamo confidare nella sua grazia. Lui non ci lascia e non ci abbandonerà mai. I suoi figli saranno sempre la pupilla del suo occhio. Così come il figlio prodigo, lontano da casa, non era una casa, era un figlio. Lontano, ma sempre figlio. Lontano, sì, viveva nel peccato. Lontano da quei valori familiari che gli erano stati insegnati e inculcati da sin dalla sua fanciullezza. Ma era pur sempre figlio, considerato tale. E il padre da lontano vedeva ogni giorno all'orizzonte la figura di questo ragazzo, per vedere se da un momento all'altro, da un giorno all'altro, vedeva questa sagoma all'orizzonte. E quando arrivò il momento, quando arrivò quel momento meraviglioso, la Bibbia dice che fu il padre a correre più forte. La Bibbia dice che fu il padre a buttarsi al suo collo, abbracciarlo e a baciarlo. La Bibbia dice che fu il padre che chiamò i servi. Il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato come uno dei tuoi figli. Il padre gli tappò la bocca, girò verso i suoi servi e disse: portate qui la veste più bella e rivestitela. Non vogliamo che le persone siano lavate prima di essere rivestite. Non è il concetto di Dio. Mettetegli l'anello al dito, mettetegli dei sandali ai piedi e ammazzate il vitello ingrassato, perché questo mio figlio era morto, non è tornato vivo. E mio figlio era lontano. Pecore disperse in luoghi, dispersi in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Voglio dirvi, fratelli, Dio sta chiamando a casa tanti figli. Dio sta richiamando a casa tanti figli. Saremo noi pronti ad accoglierli o a prenderli a spallate e a cornate? Sta succedendo qualcosa di straordinario nella chiesa cattolica in questo momento. Sapete quante pecore disperse ci sono? Uomini e donne nate di nuovo, ripieni di Spirito Santo, che stanno portando avanti il messaggio del Vangelo all'interno della chiesa cattolica. Non spingiamo, non prendiamo accordo. Ci sono molti che stanno tornando, non nei nostri vini, ma nel suo greggio. Non nei nostri vini. Signore, ci liberi dal pensare che solo quelli che sono nei nostri vini sono le pecore. È assurdo pensare a una cosa del genere. Ci sono tante pecore fuori dai nostri vini, dove Dio dice: io me ne sto prendendo una. Non siete disposti voi? Io me ne prendo una. Perché attirarsi giudizio, attirarsi spallate e cornate? Andiamo a pregare un attimo. Padre, nel nome di Gesù, voglio pregarti in questo momento per quanti stanno vivendo nel giorno malvagio, per quanti stanno attraversando una tempesta in questo momento, come dicevamo ieri. Per quanti stanno attraversando un momento, Signore, di nuvole e di dense tenebre.
Padre, io prego per spirito di sapienza e di rivelazione, per la piena conoscenza della tua grazia, per la piena conoscenza, per una piena conoscenza di chi tu sei, perché a volte ciò di cui abbiamo bisogno nei momenti difficili è sapere che tu ci sei. Perché quando attraversiamo dei momenti terribili della nostra vita, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno di sapere, l'unica cosa che abbiamo bisogno di sapere e di conoscere è che tu sei sempre lo stesso Padre, lento all'ira e grande in benignità, un grande perdonatore che aspetta che i suoi figli ritornino a casa. E non un giudice pronto a bacchettare coloro che pensano qualcosa che non è in accordo alla tua parola. Padre, voglio pregarti questa mattina. Voglio pregarti per tutte quelle pecore, Signore. Per tutte quelle pecore che sono parte del tuo gregge, che sono fuori dai nostri ordini, Padre. Che in un giorno malvagio sono stati dispersi, Signore, in luoghi, Signore, indicibili. E tu hai detto, andrò io stesso a strapparli da quei luoghi. E ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Liberaci dal pensare che solo coloro che fanno parte di una denominazione, Signore, sono soltanto le pecore del tuo gregge. Ma aiutaci anche, Signore, a raggiungere tutte quelle pecore che stanno gridando, che sono state accecate, che sono, la cui vista è stata oscurata in un momento di buio. Voglio chiederti, Signore, la forza per non giudicare, la forza per non prendere né a spallate né a cornate. Ti chiedo la forza per accogliere, la forza per perdonare, anche quando abbiamo subito dei torti, quando noi magari pensiamo di aver subito dei torti, Padre, ti preghiamo che non escano dalla nostra bocca delle parole di giudizio per dare, Signore, un marchio ad altre pecore amate da te. Fratello e sorelle, in questo momento voglio pregare per te, tu che stai attraversando un momento di grande difficoltà nella tua vita. Non ti chiederò di venire avanti, voglio semplicemente chiederti di alzare la tua mano se lo desideri, per cui vogliamo pregare insieme, perché voglio che tu sappia che non sei solo, che non sei sola. E se pensi che sei l'unico ad attraversare questi momenti, e voglio dirti che non sei solo, e se ti guardi bene in giro vedrai altre pecore che stanno attraversando il giorno malvagio, che stanno combattendo la tua stessa battaglia, che stanno affrontando le tue stesse tentazioni, che sono immerse nello stesso combattimento, che non hanno la forza neanche per prendere in mano la spada dello spirito. Allora abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri come famiglia, come corpo, come membro del corpo, come soldati di un esercito. Abbiamo bisogno di portarci in spalla e di poter essere portati in salvo nel momento del bisogno. Voglio chiederti se tu stai attraversando un momento difficile, un momento del giorno malvagio, voglio chiederti di non nasconderti, di alzare la tua mano in alto. Voglio chiederti di alzare la tua mano in alto. Alleluia. Se stai attraversando questo momento, alza la tua mano in alto. E io voglio chiedere in questo momento a tutti i fratelli, per favore, aprite i vostri occhi ora, aprite gli occhi. E se c'è qualcuno che ha una mano alzata accanto a voi, voglio chiederti di pregare per lui o per te. Per favore, guardate accanto a voi. Se ci sono persone che hanno mani alzate, mettete le vostre mani, appoggiate le vostre mani sulla schiena, nella spalla. Pregate per la persona che sta accanto a voi. Preghiamo gli uni per gli altri. Aiuta tuo fratello e tua sorella a rivestire la corazza della giustizia. Per favore, va dietro. Gesù.
Unifichiamoci, vediamo se ci sono persone che hanno bisogno di preghiera. Preghiamo gli uni per gli altri, in fondo ci sono persone. Fratello, possiamo pregare, preghiamo per le persone. Se vedi qualcuno con la mano alzata, per favore, prega per lui. Prega per lui. Preghiamo gli uni per gli altri, sosteniamoci, gli uni gli altri. Se Dio mi dà delle parole profetiche, se Dio mi dà delle parole di incoraggiamento, preghiamo gli uni per gli altri. Le membra hanno cura delle membra. Ora lasciate la non sei solo, non sei sola. Dio è con te e Lui è per te, ma anche la Chiesa è per te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai.
io pascerò, io ti prenderò pure le mie pecore, e ci sarà un solo regge e un solo pastore. Amen. Alleluia. Ora voglio chiedere al pastore Daniele se può fare una preghiera per tutte le persone che stanno guardando, che ci sono più persone collegate che ci stanno guardando delle persone che sono qua dentro. E quindi la tua preghiera può arrivare a toccare sicuramente dei bisogni che noi non sappiamo, che noi non conosciamo. Ma tante volte abbiamo avuto tante belle testimonianze quando abbiamo pregato per i fratelli che ci stanno seguendo, come Dio è intervenuto in maniera soprannaturale nella loro vita. Noi vogliamo pregare, sappiamo che Dio non è legato né impedito dalla distanza. Amen. Lui arriva dove vuole, l'importante è che ci sia fermo. Alleluia. Ora facciamo una cosa, giriamoci e stendiamo le nostre mani. Le nostre mani sono il segno di benedizione, non solo di arresa a Dio, ma di benedizione verso coloro che ci stanno vedendo, ci stanno ascoltando. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto godere in questa mattinata della tua meravigliosa presenza. E noi riconosciamo che veramente non è un luogo che fa la tua presenza, ma sei tu in ogni luogo. Tu che sei dovunque, tu che sei stato qui in questo tempo e neanche accanto ad una delle persone che stavano guardando, Signore. Tu sei colui che è vivente. E noi vogliamo benedire, Signore, questa mattina ogni persona che ha ascoltato e che è stata a guardare, Signore, che è stata a gustare la tua presenza attraverso il video. Signore, benedici i loro bisogni, tocca i loro cuori, tocca ogni anima, tocca ogni corpo, Signore. Noi benediciamo tutti coloro che questa mattina sono stati con noi nella tua presenza, Signore. La tua benedizione, che possano prosperare in ogni cosa, con la tua grazia, con il tuo amore, con la tua forza, con la tua vittoria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.